Buonasera a tutti, questa sera parliamo dei carichi, cioè di come fare ad alleggerire la mia vita da questi carichi, come fare a migliorarla, a sentire un senso di appagamento profondo, creare ricchezza, creare benessere, creare tutte le condizioni favorevoli che mi consentono anche di, come dire, di evolvere, di allinearmi a quelle che sono le vibrazioni più alte e creando e manifestando all'esterno il cambiamento che voglio vedere nel mondo. Per fare questo, o per realizzare questo, bisogna lavorare un po' sui carichi nella mia vita. E quali sono questi carichi? I carichi possono essere, per esempio, le situazioni che non ho risolto nel corso degli anni. Queste situazioni sono come dei fili, e ad ogni filo è legato un carico, più o meno importante sulla base proprio del grado di importanza che quell'esperienza racchiude per la mia evoluzione, per il mio avanzamento, per la mia comprensione della vita. E quindi, siccome la vita è maestra e ci mette davanti sempre delle situazioni proprio per imparare da quelle situazioni, da quelle esperienze, è chiaro che nel momento in cui ho delle disarmonie con delle persone, e queste disarmonie non le trascuro e quindi non le considero e penso che sia giusto così, e effettivamente non è più a un certo punto, non è più una questione di ragione o di torti, ma è una questione proprio di riarmonizzare quelle che sono tutte queste separazioni interne della mia vita. Per fare questo è molto semplice, bisogna intanto entrare nell'ottica di idee che le voglio risolvere, cioè che voglio liberarmi di questi carichi, perché alla fine la ragione non mi serve a granché nel momento in cui poi questo carico rimane. E quell'esperienza è andata così, cioè accettarla e poi cercare di riarmonizzarmi con la persona o le persone coinvolte in quella situazione. Questo mi libera, è un modo anche che viene espresso dalla pratica del perdono per lasciare andare, per creare della guarigione dentro di noi. E tutto questo porta semplicemente beneficio internamente ed esternamente. Anche perché se non risolviamo quelle situazioni poi tornano, si ripetono, perché appunto questi carichi sono degli strascichi, diciamo, energetici che ne attirano anche altri dello stesso stampo, e quindi il passato diventa il mio presente anche se non voglio. Per questo motivo, prima o poi, insomma, ciascuno di noi dovrà concentrarsi su quelli che sono i propri carichi e ciò che la vita gli ha messo di fronte proprio per risolverla. Al secondo gruppo invece appartengono le proiezioni. Che cosa sono queste proiezioni? Quante volte si cerca all'esterno un'immagine che non siamo noi, ma in cui ci identifichiamo? E questa immagine può essere sia fisica, che rispecchia magari uno stereotipo femminile, maschile, chiaramente. Anche siamo tartassati anche dalla pubblicità e quindi cerchiamo della reciprocità rispetto a immagini che vediamo all'esterno, ma quelle non siamo noi, sono illusioni, non siamo noi. Noi siamo esseri unici, ciascuno di noi dovrebbe riscoprire questa unicità, per cui non abbiamo bisogno di attaccarci a queste immagini e proiettare quindi quello che noi siamo su queste immagini, perché non coincide assolutamente. Ciascuno di noi osserva esattamente se innesca dei meccanismi che lo portano appunto a cercare all'esterno un'immagine che non corrisponde a se stesso e lavora su questo proprio a partire dalle piccole cose, dal fatto di apprezzare se stessi, il proprio valore, il proprio aspetto, riconoscere i lati positivi che abbiamo e anche accettare quelli negativi, perché no? Quindi il lavoro sulle proiezioni è veramente fondamentale perché crea proprio un assorbimento energetico, cioè della nostra energia da parte di cose esterne che però non rispecchiano effettivamente quello che non siamo. Altre proiezioni che possiamo avere
Per esempio, rispetto al nostro pensiero, cioè noi individuiamo all'esterno e ci identifichiamo con dei pensieri, con delle correnti. Anche questo, sebbene in una prima fase di conoscenza, possa essere qualcosa anche di positivo e di costruttivo, però è soltanto una fase, nel senso che ciascuno di noi alla fine possiede un'ispirazione. Cioè, diventa un catalizzatore di un'ispirazione che è sua, è totalmente sua e unica. E quindi ciascuno di noi può produrre un pensiero unico all'esterno, che sicuramente può anche entrare in sintonia, può entrare in risonanza con tutto quello che sono i pensieri, le correnti che ci sono, però in realtà. E riscoprire questo significa veramente tornare al centro di se stessi, sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista mentale. Quindi osservare tutte le volte che ci identifichiamo con qualcosa di esterno senza andare a fondo alla cosa. Osservare è la strada che ci porta all'espressione di quello che noi siamo veramente da tutti i punti di vista, fisico, mentale, spirituale, eccetera. Quindi l'identificazione vale a tutti i livelli, a livello anche, come dire, religioso, a livello proprio per dire sportivo, nel momento in cui c'è un'identificazione molto forte con, una squadra, delle persone, eccetera. Ci sono tanti esempi che si possono fare, cioè nel momento in cui, quando è che ci rendiamo conto che il tutto, che la situazione un po' ci sfugge di mano, nel momento in cui stiamo male, a seconda dell'andamento di una certa cosa, a seconda di come vanno certe cose, cioè piano piano, lavorando sulla nostra disidentificazione, torniamo in noi stessi e capiamo che il bello della vita è mantenere la propria energia, accrescerla, e chiaramente si può parlare di tutto e confrontarsi su tutto, però sempre centrati su se stessi, perché nel nostro centro sta il massimo potere e ogni dispersione è energia che se ne va ad accrescere altre forme, altre immagini esterne che però non ci corrispondono. Il terzo e ultimo riguarda gli attaccamenti. Gli attaccamenti riguardano i rapporti che noi abbiamo con le altre persone e che le altre persone hanno con noi. A seconda del tipo di rapporto, questo può creare delle dipendenze, quindi in pratica queste sono delle zavorre sia nel senso di chi le produce sia nel senso di chi le alimenta dall'altra parte. Quindi in pratica quando una persona esercita un controllo su di noi, chiunque essa sia, o siamo noi a esercitare un controllo su un'altra persona, stiamo disperdendo la nostra energia, perché non siamo più al centro di noi stessi. E comunque il fatto che facciamo tutto questo, che inneschiamo questi meccanismi, racchiude in realtà altre motivazioni che magari vanno a compensare dei disequilibri interni che noi abbiamo. Quindi osservare tutte queste dinamiche ci aiuta veramente a liberarci e a liberare all'esterno qualcosa che è allacciato a noi, ma che in realtà è giusto che ciascuno di noi sia sul proprio centro e quindi proceda in questa direzione, perché lì c'è la massima energia e il massimo potere. Allo stesso modo funziona con gli oggetti, cioè un oggetto è arrivato a me, d'accordo, ma anche ho un oggetto come può essere un vestito, qualsiasi altra cosa, qualcosa di materiale proprio, però magari ha sancito il termine di un periodo della mia vita. Che senso ha tenerlo ancora? Che senso ha veramente accumulare tutti questi oggetti, tutti questi vestiti, eccetera? Cerchiamo di innescare anche dei processi positivi per condividere queste risorse che abbiamo e lasciamo andare, creiamo un rinnovamento nella nostra vita e quindi tutto questo da un lato porta a liberarmi di un passato che magari non esiste più e dall'altro lato porta altre persone a iniziare una nuova vita grazie a quell'oggetto. Ormai ci sono tante attività che si occupano ormai di riutilizzo, di riciclo, di ridistribuzione di questi oggetti a le persone magari che ne hanno più bisogno.
Allora riesco veramente a innescare dei processi positivi all'interno della mia vita e di quella di altre persone, pensate un po', liberandomi dai carichi che mi tenevano allacciati a oggetti, cose, persone, idee che avevo di me che non corrispondevano alla realtà. Ciascuno di noi, piano piano iniziando a lavorare su tutti questi aspetti, riesce a liberarsi da tanti carichi e quindi migliorare la propria vita e quella di tante altre persone che lo circondano in primis, ma anche molte altre più lontane che beneficeranno di ciascun cambiamento positivo. E con questo vi saluto, vi abbraccio, ci sentiamo al prossimo video. Ciao, a presto!